Che bello, ci siamo tutti? Ciao Roberto, Buongiorno a ciao tutti. Alicia, Ciao. ciao Alessandro. Ciao. Allora, buongiorno, benvenuti su Comics and Science on Air. Da questo momento possiamo fare le gaffe. Ok, Prima ottimo. non c'era gusto, adesso tutti le vedono. Roberto, sei con Sì. noi, vero? Sì, Perché tu, sono con voi. padrone supremo, vai e vieni, ma supervisioni sempre, direi. Sì, no, bisognava soltanto sistemare alcune piccole cose. Allora, dunque, siamo in questo nostro nuovo appuntamento con Comics and Sans On Air. Abbiamo fatto vari appuntamenti precedenti con tanti amici. Oggi siamo con Licia Troisi e Alessandro Micelli, che come vedete si è subito messo a disegnare, e chiaramente Andrea Plazzi, che è insomma sempre il nostro nume tutelare, il nostro, diciamo, co-nume tutelare. E Non più di te. diciamo, ovviamente abbiamo deciso di fare una puntata più interattiva, appunto col disegno di Alessandro dal vivo, che ha una videocamera che lo riprende mentre disegna a matita. Ah, che bello, vai di mezza tinta con i grigi. Bello, Eh sì. bello, bello. Piace moltissimo. Allora, dunque, parliamo di, in realtà di, partiamo da un fumetto che abbiamo fatto l'anno scorso, che si chiamava appunto The Stellar Issue, in cui abbiamo avuto questa bellissima storia scritta da Licia Troisi, che tutti voi conoscerete, ma insomma ricordiamo che è una delle maggiori autrici di fantasy italiano, e non solo, perché poi diciamo ha anche una carriera scientifica, ha preso una laurea e poi un dottorato in astrofisica, per cui queste cose le conosce di prima mano. Il lavoro di disegno è stato fatto a più mani invece, perché abbiamo avuto uno storyboard fatto da Carmine Di Giandomenico, che ci ha aiutato nella prima, diciamo, paginazione, poi Alessandro è intervenuto col disegno e lei con la Pietro con la colorazione. Quindi insomma un lavoro molto elaborato che ci ha portato ad un numero visivamente di grande impatto. Andrea, che possiamo dire? Ma qualche dettaglio perché è stato veramente non standard, come amo dire, come lavorazione, come numero, come procedura su come abbiamo fatto questo fumetto. Poi con Licia in realtà abbiamo tantissime cose da dire, entreremo nel vivo del come, del perché, l'ispirazione, l'argomento, perché anche narrativamente è molto interessante, è uno dei più, credo, particolari, meno... più specifici, diciamo, tra i tanti comics and science che abbiamo prodotto. Allora, come si fanno i fumetti? Beh, in tanti modi, non c'è una regola. Diciamo che ci dovrebbe essere un soggetto che è un'idea di base, descritta in forma breve, una pagina, due, meno è, meglio è. Se piace, si va avanti, lo si sviluppa, diventa una sceneggiatura che è un po' la regia della storia. C'è la suddivisione in pagine e all'interno della pagina lo sviluppo della vicenda per vignette con tutti i dialoghi, perché nei fumetti tendenzialmente si parla, ci sono i balloon e quindi con tutti i dialoghi. E poi questo va in mano a un disegnatore, uno o più disegnatori, ma diciamo uno solo per semplicità, che si legge la sceneggiatura e la visualizza a modo suo, per quanto le descrizioni possano essere precisi. Alessandro lo sa bene, c'è sempre un margine per personalizzare, per intervenire, per lasciare un po' il proprio segno, il proprio stile nella storia. Ecco, adesso prendiamo tutto quello che ho detto e lo mettiamo da parte, perché sarebbe molto bello, l'abbiamo anche fatto, produrre i fumetti in maniera chiara, diciamo codificata, che non è una parolaccia, cioè seguendo un'altra fila, ed è esattamente ciò che non abbiamo fatto in questo caso, perché lì ha scritto anche fumetti, ma è un'autrice, è una scrittrice, per cui il suo modo di scrivere è impostato in un certo modo. Gli autori con cui volevamo lavorare, abbiamo dovuto trovare con loro una mediazione tra i desideri. E capita sempre, perché questa è editoria, quindi è tutto per il giorno prima, è
è sempre un ritorno al futuro quando produciamo le cose perché il tempo per cui dovrebbero essere pronte è già trascorso. Carmine, di Gian Domenico fa, dai, 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 vi faccio gli storyboard, che è una cosa che a lui, senza perdita di espressività, diciamo, viene molto, molto rapida. È un disegnatore istintivo e può essere rapidissimo. Al limite della inintelligibilità, se non per i disegnatori, ma sempre molto, molto efficace. Alessandro è molto personale, si è trovato con la base degli storyboard, che sono disegni molto rapidi, appunto, di Carmine, con qualche fatica ogni tanto, insieme e a volte coinvolgendo anche Carmine, aveva dovuto capire cosa intendeva. Perché erano veramente ermetici, molto belli per chi disegna, perché capisce la mano che c'è sotto, ma ermetici. Cioè bisogna veramente capire quel segno, quel tratto, se era uno scarabocchio della penna, perché ci sono anche quelli, o aveva un significato preciso. Chiarito tutto questo, Alessandro ha impostato un disegno in funzione della colorazione, che è stata importante come parte del lavoro di Leonardo, Leo Colapietro, che è un colorista, come amo dire, impegnativo. Non è uno che colora dei disegni, è uno che col colore contribuisce a costruire la storia e la pagina. E un po' l'abbiamo già visto nella copertina che ancora adesso si intravede tra i vari riquadri e in altre immagini che vedremo dopo. Quindi una storia complessa, una lavorazione lunga e elaborata. Noi siamo qui oggi, noi quattro, perché lo schermo è grande così e non ci stavano letteralmente tutte le persone che sarebbe stato possibile coinvolgere, ma in effetti devo dire che non avevo già più capelli ed erano comunque tutti bianchi. Se ne avessi avuti di ancora un po' castani, li avrei persi in quell'occasione. Perché è anche molto bello quando si arriva alla fine e si vede che il risultato è questo. Produttivamente, perché avevamo delle scadenze, naturalmente, il numero doveva uscire e doveva essere presentato, c'era un festival a Roma a cui l'abbiamo presentato, e naturalmente le scadenze, mi rifaccio al caso precedente, cioè Ritorno al futuro, è qualcosa che condiziona molto. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta e devo dire con dei risultati che sono piaciuti a tutti. Sì. Roberto? Sì, Liscia, come sei trovata a scrivere questa tua prima storia? Credo che questa sia stata, poi ne hai fatte altre, lo so, ma insomma, questa è la prima storia per cui hai scritto, diciamo, una sceneggiatura, no? A fumetti. Passare dai romanzi di fantasy o dai libri di divulgazione che hai scritto in passato a questo formato fumettistico un po' da supereroi, insomma, no? Come ti è sembrato questo passaggio? Beh sì, all'epoca non ne sapevo veramente veramente niente perché io amo molto i fumetti, però non li avevo mai scritti. E quindi devo dire è stata un'esperienza particolare, ho sicuramente imparato molte cose che poi mi sono servite successivamente per le altre cose che ho fatto, però qui effettivamente era un po' senza rete perché stavo pensando a altre cose che ho fatto, ho collaborato alla stesura del sogge della scene dello soggetto, scusate, per cui c'era sempre qualcuno, no, che mi indirizzava, invece questa volta appunto ero io che mi inventavo la storia, quindi ero un pochino senza rete, però mi è piaciuto molto. E devo dire anche la parte proprio poi di dialoghi che ho dovuto scrivere, perché a me arrivavano praticamente le tavole con le parti bianche in cui andavano inseriti i dialoghi, io le riempivo dentro, è stato particolare, però probabilmente è stata l'esperienza in assoluto più lontana da quello che facevo prima e quindi probabilmente nella quale ho anche appreso più cose. Poi mi è piaciuto tantissimo questa dimensione per la quale partecipavo a un progetto di cui io potevo controllare solo una parte, il cui risultato finale era dato dall'unione degli sforzi di tante persone, che può sembrare una gran banalità per chiunque lavori, però io faccio la scrittrice e in linea di massima lo scrittore si scrive la sua storia, la corregge, sì, con un editor, però voglio
voglio dire, alla fine è tutto sotto il suo controllo, il risultato finale, quindi dipende soltanto da lui. A un certo punto ce l'ha bello pronto. Invece era molto bello questa idea che a un certo punto il mio apporto finiva ed entrava quello delle altre persone, per cui è stata veramente una gran bella sorpresa quando poi mi sono proprio trovata il prodotto finito in mano. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Io ero convinta di essere una persona che non aveva grande attitudine al lavoro insieme ad altri, soprattutto per quel che riguarda i lavori creativi, perché ovviamente quando facevo ricerca lavoravo con altri, però il lavoro creativo è un po' diverso. E invece a me è piaciuto veramente tantissimo, sono stata proprio contenta. Senti, Facciamo Alessandro. un'osservazione, Sì, gli vai. storici del fumetto, dalla mia brutale e rapidissima descrizione, potrebbero aver riconosciuto, è stata un'idea fin dall'inizio, non soltanto per necessità, anche per esercitarci un po' se, nel massimo rispetto, di quello che viene chiamato metodo Marvel, che è un modo assolutamente non ortodosso, tutt'oggi non è uno standard, non viene sempre seguito, di produrre fumetti e che nacque all'inizio degli anni 60, la cosa ormai abbastanza documentata. Nel corso degli anni 80 e 90 è stato messo sempre meglio a fuoco, man mano che le interviste e le testimonianze dell'epoca emergevano. Era sostanzialmente il modo nel quale Stan Lee riuscì a lanciare la Marvel con una produzione enorme di storie che si appoggiavano in gran parte alla professionalità e alla capacità di disegnatori che erano in realtà in grado di gestire un'intera storia a partire da indicazioni di massima che permettevano a Stan Lee di scrivere tantissime storie sotto forma di trame e soggetti indicativi che venivano poi sviluppati dai disegnatori. Naturalmente parliamo dei grandi nomi storici che hanno fondato la Marvel moderna, Jack Kirby, John Romita, John Buscema, Steve Ditko. Quindi oggi sappiamo perché ha funzionato. Noi molto più modestamente, però con dei risultati che a me non dispiacciono, abbiamo fatto di necessità virtù e un po' tesoro di quell'esperienza, abbiamo detto, beh, proviamoci. Perché se funziona, in realtà un metodo che Poi dà c'eri te al posto di Stan Lee, quindi questa cosa sicuramente ha funzionato anche grazie al fatto che tu ti attaccavi al nonostante telefono. questo per dire la bontà del metodo che lascia un po' a tutte le parti coinvolte, se la miscela è appena fortunata, diciamo, un ampio grado di libertà, ciascuno per il proprio contributo. Certo. Alessandro, tu come sei trovato in questa, diciamo, storia che era un po' diversa dai tuoi registri abituali, no? Intanto, magari racconta un po' cosa fai di solito. Non tutto il pubblico ti conosce, lavori per tante diverse testate, quindi insomma, magari racconta un po' il tuo background e poi questo passaggio al quasi fantasy, insomma, com'è stato? Sì, beh, buonasera a tutti, ciao. Io sostanzialmente disegno fumetti, lavoro anch'io nell'ambito appunto più che altro americano che italiano, quindi supereroi e quant'altro. Ho lavorato per la Valiant con Bloodshot, ho lavorato per altre piccole case editrici americane, tra cui i ragazzi dei Luchadores, dove ho interpretato una storia a fumetti di due mitici Luchadores messicani degli anni 70. E ultimi lavori che ho fatto sono stati dei fumetti per una nuova compagnia di action figures americana, dove hanno ripreso un po' il modello degli anni 80 dei Masters of the Universe, dove all'interno inserivano un mini comic per ogni action figure. Quindi ho lavorato prettamente per delle piccole realtà dove comunque è un mercato diverso a differenza delle maggiori case editrici americane, diciamo. E per quanto riguarda quest'albo, beh, diciamo che è stato per me un ripasso perché un sistema simile l'ho realizzato assieme ad altri colleghi una decina di anni fa, dove tra l'altro avevamo reso partecipe anche Andrea, su questi due volumi dedicati a Jack Kirby.
Infatti io ho fatto più o meno lo stesso lavoro che ha fatto Carmine con noi su quest'albo, nel senso preparavo i layout per i ragazzi e vari disegnatori amanti di Jack Kirby, appunto perché era un tributo a lui, disegnavano a loro modo i miei layout. Quindi non mi era nuovo, non mi è stato nuovo questo sistema lavorativo. E quando appunto Andrea mi chiamò invitandomi a partecipare a questo progetto, dicendomi appunto c'è Carmine che ha già realizzato gli storyboard, ho avuto un po' un momento memories delle mie prime pubblicazioni in Italia. E questi, alcuni di questi li stiamo vedendo in questo momento Sì, proprio ci sono dall'album altri. diretto. Sto passando il PDF e qui vedete appunto i credits della prima e seconda facciata. Vedete abbastanza, diciamo, una costruzione complessa, tra l'altro, con vari piani, insomma, una grafica non completamente scontata, no? Diciamo abbiamo lavorato molto sulle splash page, quindi su queste pagine piene di azione dove comunque abbiamo cercato di disegnare il più possibile e rendere anche meno, cioè più piacevole e meno difficile la lettura, mettiamola così, perché comunque anche il lettore poteva ammirare tutto l'effetto di luci che poi è stato creato dai colori grazie a Leonardo e quindi non risultava poi così pesante. La lettura, ecco, diventava molto più piacevole. E Sì, abbiamo assolutamente. compresso un po' anche i layout di Carmine, perché Carmine aveva fatto, se non mi sbaglio, Andrea aveva fatto una cinquantina di pagine, può essere. No, è vero, è vero. Il dialogo è stato più o meno questo. Oh, intendiamoci, sono cose, se non proprio normali, che capitano. Allora, sei d'accordo, Carmine? 22, 24 pagine. Ne arrivano 33. Io faccio, Carmine, sono 33 pagine. Ah, già! Quindi adesso... Dovrò un po' sfoltirle. Sì, fai pure, per dire di quanto sia sempre spontaneissimo. Carmine è uno dei pochi di cui, che io sappia, si può dire che pensa veramente e racconta a fumetti, cioè per lui è veramente un linguaggio integrato. La fase narrativa e il disegno, che sono cose che in genere autori diversi, ma anche lo stesso autore mentalmente, devono mettere insieme, per come lo capisco, per lui è un unico momento, anche cognitivamente, che non deve essere una banalità. Lui proprio ragiona a fumetti, quando ha in mente una sequenza, non ha in mente quello che si dicono i personaggi e come andrebbe disegnato, ha in mente la sequenza. E questa è una cosa in realtà piuttosto rara, perché anche per motivi che un po' si sono capiti, produttivi, è abbastanza normale che tante persone, l'abbiamo fatto noi stessi, con funzioni diverse, mettano insieme un unico fumetto, ma la narrazione a fumetti è un unico, nei casi migliori, più felici, abbastanza rari, è un unico momento cognitivo e creativo in cui si racconta fumetti. E a proposito di raccontare, io vorrei adesso chiedere a Alicia, perché stiamo vedendo un sacco di immagini, ovviamente in maniera non consecutiva, che mostrano quanto il fumetto sia visivamente spettacolare. Però sotto c'è un'idea molto particolare che non è assolutamente, per fortuna, comprensibile da quello che noi stiamo vedendo, secondo me. E che chiedo a Alicia un po' di illustrarci, perché io l'ho apprezzata veramente, non so se ce lo siamo mai detti, perché nelle occasioni così pubbliche, nelle presentazioni, ciascuno ha da fare il suo, poi in presenza degli autori, contrariamente a quello che faccio io adesso, che è troppo, non c'è bisogno di parlare, quindi devono parlare gli autori. Però io ho apprezzato veramente molto l'idea di base, che è una metafora, che adesso lascio dire a Alicia, che ci spiega un po' questa storia come nasce.
Grazie, sì, allora avevo voglia di raccontare l'evoluzione delle stelle, che poi è il ramo dell'astrofisica che io ho praticato quando facevo ricerca, attraverso il mito sostanzialmente, perché ho sempre pensato che il mito è il primo modo con il quale l'uomo si è rapportato al cielo e ha cercato in qualche modo di capire con gli strumenti che aveva come quel posto che lo circondava funzionasse. E ho fatto poi questo collegamento con i supereroi perché mi sembrano quelli che in qualche modo prendono un po' la fiaccola del mito, no? Nei tempi contemporanei. D'altronde io penso questa cosa anche un po' del fantasy. Quindi ho messo insieme tutte quante queste varie cose e ho cercato di spiegare con un racconto che peraltro all'interno della storia stessa viene raccontato da una persona, proprio c'è cioè un'anziana che racconta questa storia, proprio come io, insomma, immaginavo che che i miti venissero raccontati nei tempi antichi e poi andassero avanti e venissero tramandati di generazione in generazione. E lo raccontavo appunto come una lotta sostanzialmente tra un'eroina che non poteva mancare perché fa parte del mio immaginario, l'eroina femminile che picchia sostanzialmente, e un drago, perché i draghi sono un altro, diciamo, topos delle cose che racconto io, una mia personale ossessione che peraltro secondo me poteva raccontare in modo divertente, visivamente molto forte, ma anche efficace, quella che era effettivamente l'evoluzione di una stella, quindi dalla sua nascita fino al momento in cui moriva. Abbiamo una domanda per te, Licia. Daniele Catone ci chiede: la sceneggiatura è stata scritta pensando già alle tavole oppure stile romanzo? No, io appunto sono super mega neofita e quindi quando scrivo i soggetti in realtà sono dei racconti. Sono dei racconti abbastanza strani, peraltro secondo me credo non sia facile poi per chi li sceneggia interpretarli perché ci sono dei momenti in cui scendo estremamente in dettaglio perché riesco a vedere una scena molto bene e quindi addirittura inserisco qualche riga di dialogo e altre cose che invece le racconto un po' meno appunto in dettaglio, un po' più fluido. Perché questa in realtà è la caratteristica della scrittura narrativa, che è fatta così, almeno quella di genere. Ci sono una serie di scene madri che sono collegate da elementi di raccordo, e questa cosa io la traspongo all'interno anche dei soggetti che mi capita di scrivere per fumetti. Ho capito. E, intanto abbiamo ripreso appunto a vedere i disegni, ma diciamo in questa trasposizione, appunto, quanto la parte tua da scienziata ha influito a quanto era invece, diciamo, il tuo background fantasy, cioè in quale proporzione è stata astrofisica e scrittrice? Non è stato facile trovare un equilibrio perché bisognava cercare di essere il più possibile accurati, però trovare contemporaneamente degli spazi fantastici dentro. Io spero che il tutto sia più o meno al 50 e 50. Secondo me quello che aiuta tantissimo è proprio l'aspetto visivo così forte, così bello di questo albo, che poi secondo me è il riflesso dell'aspetto visivo dell'astronomia. Io ho sempre pensato che tra tutte quante le varie scienze dure, chiamiamole così, l'astronomia avesse dalla sua in termini di divulgazione il fatto che si basa tantissimo su delle immagini che sono anche semplicemente belle da vedere e quindi volevo cercare di sfruttare questo aspetto e quindi avevo mandato anche al disegnatore, al colorista, tutta quanta una serie di immagini astronomiche per cercare di far capire chiaramente che cosa volevo che venisse rappresentato e desideravo che venisse rappresentato nel modo più aderente possibile a quella che effettivamente è la realtà, anche se ovviamente si vedono all'interno del fumetto delle cose che noi non abbiamo fisicamente visto col telescopio, ma sui quali abbiamo dei modelli. In base a questi modelli sono state prodotte delle immagini che sono quantomeno scientificamente plausibili. Quindi, secondo me, la parte scientifica funziona soprattutto grazie alla parte sia di colore che di disegno. Capito, ma diciamo quanto rivedi queste immagini, come dici te, ricostruite? Perché questo è sempre importante dirlo, quando vediamo un'immagine del buco nero, della stella lontana, sono sempre, diciamo, modelli di dati che vengono raccolti, di cose invisibili in qualche modo, no? Ecco, quanto queste rappresentazioni ti convincevano? Quanto hai trovato di queste rappresentazioni poi nel risultato finale? No, moltissimo. A parte ovviamente prima si è visto un'immagine della stella che diventa sostanzialmente una supergigante e si vede il drago dentro, cioè ovviamente il drago nel mondo reale non ci sta.
Però tutte quante le altre cose le ho trovate molto, molto efficaci e molto aderenti a quelli che sono i modelli. E anche prima si è visto, ad esempio, l'inizio della formazione di una stella che parte sostanzialmente da una nube di gas, una nube di gas in cui gli urti tra le varie particelle casualmente cominciano a creare delle zone che hanno una densità maggiore. Se hanno una densità maggiore, la forza di gravità è maggiore, quindi ci si accumula sopra altra materia in un processo che poi alla fine porterà effettivamente all'innalzarsi della densità della temperatura a livelli tali che partono le reazioni di fusione termonucleare, che sono quelli che tengono accese le stelle, quindi quello che si chiama in gergo tecnico il bruciamento tipicamente dell'idrogeno in elio, quindi due atomi di idrogeno che si fondono fanno l'elio, e in questa reazione, che è poi quella che succede nella bombacca, sostanzialmente viene rilasciata molta energia. Tutte quante queste fasi, secondo me, sono state rappresentate in modo molto credibile. E come mai ci hai messo dentro il drago? Cioè, perché a questa forza, a questa enorme potenza delle stelle, la tua immaginazione associa il drago? Io questa storia dei draghi me la sto chiedendo da sempre perché è proprio un'ossessione. Mi sono data anche delle risposte vagamente freudiane. Per dire, io uno dei primi giocattoli che ho avuto da bambina era un pupazzo di gomma di Elliot, il drago invisibile, prima Eccolo versione. qui, siamo arrivati a Elliot il drago invisibile, ecco, venga pure l'argomento. Hai visto che volo pindarico? E cioè quello antico, no? In cui c'era la parte a cartone animato e la parte con gli attori. Poi ricordo che da bambina mi piaceva tantissimo il cartone animato, anche questo è un riferimento culturale fortissimo. Grisù, che era il draghetto che voleva fare il pompiere. Mia Ero piccolissimo. Secondo grande passione. me è bellissimo, bellissimo. Ah, è bellissimo. Adesso Gli due sono non mi chiede perché dolcissimi. sbagliato nello studio, ma di là davanti a me è tutto pieno di draghi. Cioè, il drago è una mia fissazione, è una figura alla quale associo la potenza, la bellezza e l'aspetto anche terribile della natura. E siccome secondo me le stelle incarnano tutti questi aspetti, sono enormi, gigantesche, lontane, hanno delle vite che si misurano in media nell'ordine dei miliardi di anni, quindi infinitamente più grandi della vita, non soltanto del singolo uomo, ma anche sostanzialmente di tutta l'umanità. Sono delle bombe termonucleari, tutte quante queste cose io le associo appunto all'aspetto più potente, affascinante e al tempo stesso anche terribile della natura. Senti, ma invece appunto Alessandro, te avevi disegnato draghi in precedenza, ti era mai capitato in vita tua? No, no. Ed è stato un po', vabbè, a me piacciono un sacco. Anzi, tra l'altro, inizialmente i miei layout erano sempre basati su quelli di Carmine. Pensavamo il classico drago fantasy, no? E quindi mi è venuto poi un dubbio, mi è venuto un dubbio, infatti scrivemmo poi sia io che Andrea Alicia, dice ma che drago vuoi? Perché poi anche lì i draghi ce ne molti, no? Certo. Quindi dovevamo capire se era il classico drago cinese. O un drago fantasy celtico, insomma, e lì appunto poi dopo abbiamo scelto il drago giapponese, che, cinese, che speravo che non scegliesse quello perché è quello pieno di dettagli, però ce l'ho fatta, alla fine ce la siamo, me la sono cavata, insomma, e mi sono divertito. Diciamo, sì, no, infatti aspettate che lo ritrovo. Adesso che abbiamo tante, tante di queste tavole con draghi di vario genere, Anche forse perché quella più. poi era, ah scusami, ma volevo finire questo concetto, anche perché il drago, questo drago cinese, il modello cinese, diciamo, è più bello perché riusciva anche ad arrotolarsi all'interno della stella, a differenza di un classico drago celtico, che insomma è un attimino più tosto, no? Chiamola così. Ecco, Certo, quello di San Giorgio il Drago, ecco, diciamo. esatto. La ragione per cui ho scelto questo tipo di drago è sia per pagare un po' pegno con l'Oriente nei confronti del quale, soprattutto il Giappone, in realtà io sento di avere un debito proprio creativo perché i manga hanno fatto parte della mia formazione narrativa e ne fanno ancora parte, un po' perché aveva questo aspetto appunto di potersi arrotolare all'interno della stella, siccome io immaginavo la stella proprio come un uovo di drago, mi sembrava la soluzione visivamente più forte, più efficace. Quindi, ma non c'è stata quindi un'influenza tipo di contemporanea di Game of Thrones che c'erano queste che tu non seguivi a quell'epoca forse? O sì? Io? Questa,
uova di drago, insomma, queste. Sì, cioè io un'altra delle cose che non si vede è che qui davanti a me c'ho sia Daenerys che cavalca Drogon, sia un uovo di drago di Game of Thrones. Praticamente i draghi sono l'unica cosa che veramente, veramente mi piace di Game of Thrones, almeno della serie televisiva. Ho Però non lo capito. so, io questa storia avevo proprio in testa quel drago lì, nonostante io tipicamente, se debba pensare a un drago, penso, anzi, addirittura io penso alla viverna, perché è quella che mi piace di più in assoluto, che a differenza del drago non ha le zampettine davanti, ma le ali che sono direttamente attaccate alle zampe anteriori. E quello è proprio per me il modello di drago, che è poi quello che si vede anche a cinema. Credo perché sia più facile da fare, se no non mi spiego perché. Tutti i draghi al cinema e in televisione sono tutte viverne, c'è infatti tutto un polemicone su questa cosa, però per questa storia ci vedevo molto meglio il drago di tipo orientale, il drago cinese. Capito. Altra cosa, abbiamo un'eroina, diciamo un'eroina importante in questa storia, no? Perché hai scelto un'eroina? Cosa volevi raccontarci? Sei stata influenzata forse dal fatto che nel mondo dei supereroi in questo momento c'è un fiorire di supereroine, proprio nel mondo Marvel, si è visto proprio negli ultimi anni, no? Un aumento della presenza anche al cinema, insomma, delle donne supereroe, non so come si dice, supereroine forse. E Capitan Marvel è uscito negli stessi giorni, aveva un poster che era molto simile alla nostra copertina, hanno copiato loro chiaramente, questo diciamo lo subito, è chiaro. Però insomma, diciamo, il tipo di immaginario che ti ha portato ad una supereroina e non un supereroe, qual è stato? Ma in realtà è che volevo anche giocare un po' in territori che mi fossero più familiari, perché comunque stavo facendo una cosa che non avevo mai fatto prima. Io quando faccio cose completamente nuove, per certi versi, tento che non ho mai provato prima, dall'altra però cerco anche di stare aderente alle cose che conosco e diciamo l'eroina femminile è un po' la caratteristica della mia scrittura, a me gli eroi maschi si contano sulle dita di una sola mano e quindi avevo voglia di mettere questo elemento, questo perché io ho cominciato a raccontare eroine femminili perché quando ho scritto il mio primo libro volevo semplificarmi le cose, sapevo che scrivere un libro era un'impresa abbastanza complessa, avevo paura di non arrivare fino in fondo e quindi per semplificarmi le cose raccontavo un personaggio che mi fosse psicologicamente vicino. Poi però mi sono resa conto che mi immedesimavo di più, che c'era anche un po' un bisogno di eroine femminili che infatti poi è stato intercettato anche dal cinema, oramai è diventata quasi una banalità se vogliamo, e quindi ho continuato a raccontare eroine femminili e quindi anche in questo caso mi piaceva questa idea. Poi non lo so, questa idea della donna che combatte contro il drago mi stimolava veramente tantissimo, la trovavo molto potente. Sì, diciamo, è anticonvenzionale contemporaneamente, perché di solito è il principe, no? O San Giorgio, appunto, che combattono i draghi, quindi qui Sì. abbiamo un po' un rovesciamento, no? In qualche modo, anzi, non c'è un eroe maschile in questa storia. Sì, poi tante cose in realtà io le costruisco, anzi la totalità delle ragioni che stanno dietro determinate scelte io poi le capisco solo a posteriori, cioè mentre lo faccio sono tutta quanta una serie di ragioni sostanzialmente inconsce che sono legate alle ossessioni che ho in quel momento, le riflessioni che sto facendo, delle quali non sono nemmeno completamente consapevole. Quindi sì, è possibile che fosse legato anche a questa cosa. Io tra l'altro la mia mamma viene da un paese in cui il patrono è proprio San Giorgio e quindi è la chiesa del più importante del paese, c'è cioè questo quadrone stratosferico con San Giorgio che ammazza il drago, che se non sbaglio E anche lui è un drago in forma di serpente. allora va bene, insomma, abbiamo trovato quasi le origini delle due ossessioni, sì. Abbiamo capito. No, ma a proposito di questo, come lì ci ha detto, diciamo, questa, non solo questa storia, ma gran parte della sua produzione come scrittrice si basa su personaggi, eroine appunto femminili. Noi abbiamo avuto uno dei nostri streaming nei giorni scorsi, che tutti possono recuperare sul canale di comunicazione CNR, che riguardava un altro nostro numero dedicato alle donne nella matematica, e il discorso inevitabilmente anche poi si è allargato a questioni ovviamente più generali, che hanno a che fare con le questioni di genere, il soffitto di cristallo che nella società, nelle professioni, nei vari mondi delle attività umane c'è ancora, in vari modi, nell'accesso delle donne alle varie attività. Questa tua preferenza, io ho visto,
Io non sono un fan tipico di Licia, ho letto qualche suo libro, non tutti, mi piacciono come lettura, sono più lontano del suo fan medio, dalla passione che i temi, gli argomenti e le ambientazioni suscitano, che guardo con un gusto un pochino più estetico. A me piace il fantasy perché mi rilassa, è qualcosa di bello, ma ho visto. Beh, non da ieri naturalmente, non da questa collaborazione, ma che però mi ha dato qualche occasione in più. Ho visto la passione e l'entusiasmo che il pubblico e i fan Dici hanno, e soprattutto è molto chiaro come le tue lettrici vedono i tuoi personaggi, lasciano stare poi ovviamente le cosplayer attive, ma te personalmente come un modello in qualche modo. Ti volevo fare una domanda su questo, cioè come percepisci, come vivi questa cosa e se nel tempo dà qualcosa di molto spontaneo e naturale per te, scrivere di e con personaggi femminili si è sviluppato e ha assunto in qualche modo una connotazione di scelta deliberata perché tu hai le tue posizioni oppure no, perché non è importante sulle questioni più in generale di genere di cui parlavamo prima. Sì, allora, sì, c'è una grandissima identificazione tra i lettori, però devo dire sia lettrici che lettori con i personaggi, quindi in realtà non è una cosa strettamente di genere. È vero che io credo di avere un pubblico leggermente sbilanciato verso le donne, però non è così netta la distinzione. Però sì, devo dire che l'identificazione è la cosa in assoluto più forte che mi comunicano i miei lettori. E sì, tendono anche a prendere me come modello. E questa cosa mi inquieta un po' di più perché è un personaggio, viene costruito in un certo modo. Io sono perfettamente cosciente di tutti quanti i miei limiti, quindi mi fa impressione che qualcuno mi possa prendere a modello perché io vorrei cambiare tantissime cose nel modo in cui sono fatta. Vabbè, spero che insomma si prendano le parti migliori e non quelle brutte. E sì, diciamo, da un certo punto è intervenuta anche proprio una coscienza, chiamiamola così, politica. Come tutti in questi anni, io alla fine sono tanti anni che faccio questo mestiere perché il mio primo libro è stato pubblicato proprio in questi giorni, ad aprile, cade l'anniversario, il 16° anniversario dalla pubblicazione del mio primo libro, quindi oramai sono veramente tanti anni. E Avevi questi 15 anni, no? Una cosa di questo genere, esatto, 15-16 cioè, anni, diciamo qualcosa. che c'è. Manche meno, manche meno. Quindi fate i vostri conti a che punto sono arrivata nel mezzo del cammin di nostra vita. E quindi insomma sì, io in questi anni ho visto un cambiamento nel modo in cui la figura femminile a un certo punto ha cominciato a essere presentata, una regressione a livello sociale in cui tutta una serie di conquiste che erano state fatte dal femminismo, uso questa che per tante persone è una parolaccia ma non le ho affatto, tante conquiste del femminismo venivano messe in discussione, se ricominciamo a presentare dei modelli per cui la donna o le cose classiche, no, della santa, della madre oppure della donna di malaffare, diciamo così. Così. E quindi cominciavo a sentire anche un bisogno di rappresentare invece modelli diversi che peraltro io vedevo intorno a me, perché le donne che avevo intorno a me erano donne che facevano tutto quello che volevano, senza ritenere il loro genere assolutamente un limite. Però questo tipo di approccio all'essere una donna non sempre veniva rappresentato anche nei media e quindi per me era importante a un certo punto cominciare a rappresentare dei personaggi femminili che non appunto considerassero l'essere donna come un limite, quindi pensassero di poter fare assolutamente quello che volevano indipendentemente dal genere, perché insomma quello è il tipo di società in cui mi piacerebbe vivere, una società nella quale quello che hai tra le gambe sostanzialmente non decide qual è il tuo mestiere, quindi se sei un uomo puoi benissimo fare, che ne so, il ballerino, l'infermiere, quello che vuoi, se sei una donna puoi anche fare la camionista se quello è la tua aspirazione. Alessandro, come ti sei trovato a disegnare queste supereroine, questa supereroina, nelle due versioni? Perché senza adesso fare troppi spoiler, insomma, abbiamo due personaggi che poi, insomma, in qualche modo hanno un legame fra loro. Ah, mi sono divertito molto perché comunque ho cercato di collegare un po' le conoscenze che ho nel fumetto sempre americano, insomma, dei gusti miei personali di certi personaggi, prendendo alcuni dal mondo Marvel, alcuni dal mondo DC. Ho cercato comunque di creare un concept del personaggio
Hai lavorato in entrambi i mondi, diciamo, Com'è? No, no? Hai lavorato in entrambi i mondi, sia Marvel che DC, nella tua carriera o diciamo oppure... Marvel, ma nell'ambito in un ambito diverso dal comic, più che altro in un ambito pubblicitario. Per loro sì, ho lavorato. E sempre interpretando personaggi cosmici, sempre dei classici Thanos e quant'altro, insomma. Certo. E qui l'ispirazione è stata molto tra un mix tra la Fenice degli X-Men, che comunque riprendeva questa sua scia di fuoco, al un altro personaggio dei Titans della DC Comics, che sono tutti personaggi che ormai la maggior parte di noi conosce tramite i film o serie TV. E ho cercato comunque di fare un mix di questi e poi, insomma, interpretare un nuovo personaggio è sempre comunque una grossa soddisfazione. Senti, incidentalmente, ma a voi disegnatori, queste serie televisive, no? Questo successo, scusa, cinematografico della Marvel, cosa, diciamo, vi hanno tolto qualcosa? Il fatto che il mondo Marvel ormai sia molto più cinematografico che fumettistico, no? Vi dà fastidio? Oppure al contrario fa pubblicità, in ogni caso al settore, per cui va tutto bene, ecco. Come lo vivi? Ma per me, no, io sono anche molto nerd, devo dire la verità, cioè, quindi tutti i vari telefilm dei supereroi e quant'altro, io me li guardo tutti, ma non perché, ma poi non è che un po' c'è dopo la vergogna, no, tra di noi di dire, oh, sai che ho visto quella puntata di Flash, no, e raccontare, perché ci sono tanti che odiano. Che odiano questi telefilm o questi film. Ma io li guardo, dopo non è che ce ne sono veramente pochi che mi piacciono veramente. Alcuni mi fanno compagnia mentre lavoro e Certo. quindi più che altro li ascolto più che guardarli. Sì. Però dal punto di vista se sono stati utili nell'ambito pubblicitario del mercato, non per noi disegnatori, ma sicuramente per le case editrici. Quello sì. Quello ha aiutato molto perché comunque le case editrici sono riuscite comunque a coinvolgere le nuove generazioni tramite film, telefilm, cartoni animati e quant'altro. Quello Però sì. non è difficile ragionare adesso, avere un immaginario che sia, una volta era possibile ridisegnare un certo personaggio quasi da zero. Ci sono state grandi rivoluzioni, no? Nel mondo dei supereroi, no? Diciamo, sia DC Comics che Marvel, proprio ridisegnati quasi da zero in certi casi. Adesso è più difficile perché probabilmente le giovani generazioni hanno un'immagine che è quella che hanno visto nei film, no? Lo continuano a fare comunque, lo continuano a fare, gli editori lo continuano a fare, cioè fanno tipo un restart completo e quello comunque è causato più da un fattore più che altro di vendite, no? Quindi cercano di fare un reboot di tutto quanto e non solo cambiare il costume del personaggio, ma proprio anche svecchiarlo un Certo. pochino. Rifare le origini del personaggio, inserire delle nuove origini o magari degli appunti che non erano stati detti nel passato. Giustamente bisogna stare al passo dei tempi, perché comunque le nuove generazioni devono essere coinvolte. Se noi facciamo leggere, e credo che Andrea su questa cosa penso e spero sia d'accordo con me, se dovessimo far leggere per esempio il Demon fatto da Jack Kirby e proporlo a dei ragazzi di 12 anni adesso, i ragazzi di 12 anni dicono che palle, no? Perché comunque non rientra nella situazione che, insomma, nei tempi in cui viviamo. Magari riescono ad appassionarsi più con facilità guardando un cartone animato o anche una serie TV, perché diventa anche un attimino più, dire, più invitante, a differenza di un vecchio fumetto in bianco nero di Jack Kirby. Ecco. Noi siamo un po' Licia, tu nostalgici. leggevi i supereroi da ragazzina, da adesso,
Sì, no, queste lì cose di abbiamo cui ancora. parla Alessandro. Allora, in realtà pochissimo, perché non sono mai riuscita a capire come inserirmi in tutto il flusso narrativo, perché sono storie che vanno avanti da decenni e quindi io non riesco mai a trovare il punto in cui posso entrare senza perdermi quello che è successo prima, capendo. Io in realtà sono fissatissima soprattutto col fumetto giapponese, o meglio, ho avuto un lunghissimo periodo di fissazione col fumetto giapponese e da ragazzina invece ero super mega appassionata di Topolino e quindi diciamo Disney era proprio il mio orizzonte da questo punto di vista. E quindi sì, diciamo sul fumetto, adesso forse principalmente fumetto italiano. Andrea, ma ci sarà un film sui Fantastici 4 un giorno che ci piacerà veramente? Si accettano scommesse. No, però sono dei grandi misteri, non si capisce perché debbano sbagliare sistematicamente certe cose. Sappi che ancora ce lo chiediamo, ma credo sia una decisione, sono decisioni, perché a quel livello, quando hai quella potenza produttiva, anche rispetto a 15-20 anni fa, quando diciamo quello che adesso se non che è quasi un vero e proprio genere, quello del, non so se genere è il termine giusto, ma diciamo settore, che è quello del cinecomic, in realtà è nato con singoli film, il primo X-Men, il primo Spider-Man, eccetera. Ecco, rispetto ad allora è tutto molto più consapevole e le case editrici sfruttano in un modo deliberato e estremamente progettato il parco dei personaggi che hanno a disposizione. È chiaro che in linea di principio, cioè, nessuno ha la formula magica per cui a priori si sa che si produrrà un successo, perché il solito discorso, altrimenti lo farebbero tutti. È però vero che quando c'è, dal punto di vista delle produzioni, mezzi, ci sono mezzi presso virtualmente illimitati, nel senso che se serve di più è solo una decisione amministrativa e finanziaria quella di metterci di più. Il know-how, cioè la conoscenza diciamo, dell'immaginario esistente e la capacità di scrittura esistono con ottimi sceneggiatori, gente che ha delle idee, entro i limiti in cui un successo non si può programmare, però un film con certe caratteristiche si può decidere di farlo, sempre. Siamo qui ad aspettare che lo facciano con i Fantastici 4, ecco. Ancora aspettiamo, ancora aspettiamo. Sicuramente. Certo. E, Alessandro, tu me l'hai disegnato, hai mai disegnato per motivi tuoi, Alessandro, hai mai disegnato per motivi tuoi, diciamo, questi supereroi, appunto, tipo i Fantastici 4, questi qua, diciamo, hai fatto cose appunto diverse, no? Ma questi un po' più Sì. antichi, diciamo, non cosmici, come l'hai chiamati te. Sì, beh, certo, sì, mi è capitato. Più che altro c'è questo mercato delle commissioni, no? Dove comunque un sacco di collezionisti hanno i loro personaggi preferiti e vogliono le varie interpretazioni da vari disegnatori. Io sono all'interno di questo giro di collezionisti dove ti chiedono appunto la maggior parte, Dottor Destino. Dottor Destino Ah. è uno dei favoriti, forse perché Ormai. come lo interpreto io, perché poi anche lì puoi interpretarlo un po' a modo tuo, dal momento in cui insomma il collezionista vuole il tuo stile più che oltre al personaggio, ma vuole vedere come lo interpreti tu, no? Sì, mi è capitato. Da tutti, Capitan America, il classico Capitan America. Batman sopra un gargoyle, quello me l'avevano chiesto in Aventina. Proprio vogliono avere proprio questo Batman messo lì con la posa classica, il Dottor Destino, la cosa. Ma non piace tanto Mr. Fantastic, non capisco perché. Nessuno me l'ha mai chiesto, Mr. Fantastic. Non lo so, qualcosa di un po' moscio, dai, su, non è. Della classe, secondo me, soffre di quella sindrome lì. Eh sì, Sì. boh. È quello che può di più, ma alla fine nessuno te lo chiede, insomma, non capisco Perché come cioè, dal mai. punto di vista strettamente grafico ci fai veramente quello che vuoi. Assolutamente, assolutamente. Roberto, noi
Saremo di nuovo qui con Licia tra qualche giorno. Sì. Vogliamo un po', perché Licia ha tante attività, diciamo. Noi come Comics and Science facciamo comunicazione scientifica, questo lo ripetiamo ogni tanto, per spiegare in realtà perché siamo qui a fare queste cose in queste giornate di coronavirus. Abbiamo scelto un nostro modo molto particolare, ci facciamo sopra i fumetti, speriamo che vengano bene e poi con gli autori andiamo in giro a battere la gran cassa come stiamo facendo adesso. Licia, a suo modo, intanto arrivano domande Scusate, interessanti. supereroini, secondo me, d'ora innanzi deve diventare proprio il modo in cui vengono chiamati. Sono tutti supereroi Vero, e supereroe. Io vero. prima ho provato supereroe, però non mi suonava tanto, però No, l'addono. ma secondo me supereroini, che è bellissimo. Supereroini non è male, sì, infatti, Ce l'ho fantastico. segnato per la prossima occasione. Grazie Roberta Occhi. No, dicevamo, sì, diciamo, intanto sicuramente questa idea di fare divulgazione qua, insomma, noi, cioè, invitiamo i nostri ospiti, chiacchieriamo i fumetti, in realtà vogliamo ricordare che esiste la scienza, che esiste diciamo, che la scienza non è soltanto l'applicazione della scienza, ma è la passione innanzitutto della scienza che guida le persone a farlo, cioè gli scienziati. CNR in primo luogo, ma sono tutti gli scienziati che lavorano nei vari enti, nelle varie università. La prima cosa che li muove non è forse, sì, ci sarà la carriera, ci saranno i risultati, le applicazioni, ma innanzitutto è la curiosità, no? E un modo per tradurre questo è raccontare le storie, perché poi alla fine è molto difficile raccontare la vera passione scientifica che abbiamo dentro, cioè perché a me piace la matematica o a Alicia piace l'astrofisica. Traducendolo in una storia in cui c'è un'emozione, questo è un modo per poterlo raccontare. Almeno speriamo, diciamo, un pochettino questo è il tentativo, no? E Licia, secondo te è un tentativo che stiamo riuscendo? Questa è la strada? Oppure ci potrebbero essere altri linguaggi che potremmo utilizzare anche in futuro? No, secondo me funziona tantissimo. Io ce l'ho tutti, sono tutti bellissimi. Lo trovo un modo estremamente efficace, divertente, soprattutto perché secondo me spesso la promozione della cultura si dimentica questo aspetto fondamentale, il divertimento. Cioè, in Italia il divertimento pare una roba di cui non si deve parlare perché è brutto. La cultura deve essere una tonnellata di mattoni che ti cade sulla capoccia. E invece, appunto, è anche bello, è appunto il modo per far capire perché ci sono delle persone che sono affascinate da certi temi e farlo tramite il fumetto e tramite le storie, che sono in assoluto il primo sistema che abbiamo usato per cercare di capire l'universo, come dicevo all'inizio. Le storie tengono insieme la nostra società, è un bisogno di cui non potremo mai fare a meno, quindi secondo me è assolutamente la strada maestra addirittura. Addirittura maestra, addirittura questo qua, diciamo, fa piacere sentirlo dire. Licia, mi fai mettere su 1 chilo di troppo che non mi manca, non ne ho bisogno, specialmente in questi giorni di mobilità ridotta. Bene, bene, grazie. Diciamo, abbiamo anche ancora, diciamo, qualche minuto. Intanto metto un banner per ricordarvi sotto che abbiamo. Fra qualche giorno avremo una nuova trasmissione che è venerdì alle 17. Parleremo di chimica, sempre su questi schermi, su questi stessi canali, anzi, ditelo in giro. Parleremo di chimica perché quest'anno, scusate, l'anno scorso, no, abbiamo fatto un albo che è uscito appunto in autunno, in cui abbiamo parlato della tavola periodica. Ora, è stata un'esperienza, diciamo, nuova per noi, perché la tavola periodica, la chimica, non era una cosa che avevamo ancora affrontato. Ci hanno aiutato gli amici dell'ICCOM, del CNR e della Società Chimica Italiana. Ne parleremo infatti con Andrea Ienco e Sara Tortorella, quindi alle 17 tornate sempre su questi canali di venerdì 27. E avremo degli altri appuntamenti nelle prossime settimane, tra l'altro riavremo sicuramente Licia come ospite perché l'abbiamo bloccata, verrà di nuovo il 3 aprile, però insomma di mezzo ci saranno delle puntate in cui parliamo di Archimede, di Leonardo da Vinci, ma
parleremo delle bufale. In questo periodo di fake news, parlare di bufale è quasi, diciamo, obbligatorio. E insomma, abbiamo altri progetti che per adesso non vogliamo troppo anticipare, anche perché, sapete, in questo periodo tutti stanno a casa, ma tutti hanno un sacco di cose da fare, quindi è difficile incasellare i nostri ospiti. Non lo so, abbiamo ancora 5 minuti, se avete qualche altro intervento. Alessandro, Sì. non ci mettiamo a farlo adesso perché i minuti sono pochi, ma se dovessi cominciare un altro disegno, un soggetto tratto dalla storia, una testa di drago? Adesso così? E credo No, che mi servirebbero più di 5 minuti. ti chiedevo cosa sceglieresti come soggetto Come per disegnare. soggetto? Come soggetto? Come cosa Secondo me da... la nostra protagonista, però se parlo troppo, ma non quella che ho appena disegnato, ma Hai bensì ragione, la sarei protagonista non quella che hai di disegnato. più, perché se no dopo sveliamo. Bravo, bravo, sei più socio di me. Vabbè, però qualcosa, insomma, diciamo, qualcosa possiamo, diciamo, farla vedere, perché l'avevamo, diciamo, l'altra Io vi avevo protagonista. preparato del, se volete, vi avevo preparato e vi faccio vedere un po' di... Ah sì, ecco, condividi il tuo schermo. Facciamo vedere senza dire, mettiamola così, ok? Ecco fatto. Vediamo se riuscite a... Bello, Sì. questo è il bianco e nero della Allora, copertina. qui c'è stato il tutto il layout iniziale della cover, la versione in bianco e nero, la versione a colori in questo momento non disponibile perché avete già fatto vedere l'albo, se non mi sbaglio, prima, e c'è Grazie. anche il nostro sfondo. Qua ci sono alcune pagine appunto del interne, ecco qua tutti i nostri vari draghetti. Qua mi sono divertito molto. Qui mi sono veramente divertito molto. Poi Leo, e credo che Licia sia anche felice di questo, è riuscito a rendere con la colorazione la realtà, sostanzialmente. Sì, no, infatti io vedendo quest'albo ho finalmente capito l'importanza di chi fa i colori in un fumetto, cioè è veramente un elemento narrativo alla fine. Io da ignorante questa cosa non l'avevo colta anche perché leggevo tantissimi fumetti in bianco e nero, e invece qui è veramente fondamentale. Il colore è stato fondamentale in un albo come questo, perché per quanto potevo acquarellare con una scala di grigi particolare, ma non sarei mai riuscito a dare la stessa resa, sostanzialmente. E Sì, ci qui sono già lo si delle nota, questa è la pagina in bianco e nero, con comunque qualche acquarellata, e qui c'è il colore, cioè tutt'altro, bam! Qui troviamo proprio l'effetto che mancava, che manca su una pagina in bianco e nero ed era essenziale dal mio punto di vista su questo album. Sì, è un po' quello che intendevo prima quando dicevo che Leo non ha colorato nel senso tradizionale, diciamo. Nel senso in cui si colorano, non so, le edizioni di Tex che nascono in bianco e nero e poi vanno nelle raccolte che escono in edicola a colori. Ecco, quelli sono fumetti colorati. Nascono in un modo e poi vengono adattati per un'altra edizione. E qui Leo ha aggiunto il colore come elemento dell'illustrazione, del disegno, in accordo con Alessandro che sapeva bene doveva mettere e cosa sapeva invece di dover lasciare all'intervento del colorista. Certo. È una delle cose più ovviamente più belle, divertenti, seguire lo sviluppo di una storia in queste fasi, devo dire. Va bene, torniamo, abbiamo soltanto un minuto. In questo ultimo minuto, intanto volevo ringraziare Lanza che come al solito riprende e manda in diretta i nostri streaming. Volevo ringraziare lo staff di comunicazione CNR che sta lavorando dietro di noi, lo staff di Comics and Science, i nostri ospiti Alessandro Micelli e Licia Troisi che insomma hanno avuto la pazienza e
diciamo, anche la gentilezza di stare con noi, i nostri ascoltatori, che tra l'altro qualche domanda ci hanno fatta anche oggi, e poi vabbè, Andrea, senza cui tutto questo non potrebbe esistere. Ci rivediamo venerdì alle 17 su questo canale con La Chimica, e potete in ogni caso rivedere tutto quello che abbiamo detto oggi e tutti quanti i filmati podcast di tutti quanti gli incontri sempre sul canale di YouTube di comunicazione CMR. Grazie di tutto, arrivederci e buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao.